Ciao a tutti ragazzi, sono Cordian, ancora una volta ben ritrovati sul mio canale. Proseguiamo con la nostra serie di Heroes in General. Se come mi avete chiesto, fai il fante, oggi farò un pochino il fante. Non ho messo la webcam perché sto avendo qualche problema con OBS. Mi sa che devo capire, speriamo mi si sia sputtanata la webcam, dopo ci do una controllata. Comunque, intanto andiamo a conquistare D2. Siamo in una mappa della war, quindi mi aspetto da un momento all'altro ad essere cecchinato da ogni lato. Vabbè, tanto... Quanto conquistiamo? Magari al piano di sopra, già sente aeroplani. Conquistiamo, così si fa qualche puntino. E la mappa è quella della città, town. La gente gioca, ragazzi, solo questa. Ci sono 10 mappe più quella nuova, Depot, che hanno messo per tutti gli amanti del team deathmatch. Non ci sono veicoli, non ci sono sniper, non c'è niente. C'è un solo punto da conquistare e solo la fanteria. Molto carina, proprio classica. Classica mappa da arena. Facciamoci cecchinare subito. Allegramente. Il mio Thompson e le mine anticarro. Nel caso si trovasse qualcosa, insomma. Noi ci si prova. La mia mira fa schifo, per questo mi sono scelto un Thompson, almeno si spara un po' a raffica, ma fa schifo uguale anche con la raffica. Io non sono buono a fare la fanteria, per quello ho scelto il carrista. Ragazzi, ma ci sono solo io su D3. Maria Mambottinata, ma ci sono solo io davvero? Cioè, ma che cazzo combatto da solo, eh? Siamo pochi ancora nel match. Ora muoio come uno stronzo, stai a vedere, eh. E ora muoio come uno stronzo, stai a vedere, eh. Vabbè, primo ho ammazzato. Vediamo se riesco a conquistare sto punto. Questa è la stanza un po' più sicura di questo edificio, perché almeno tengo le scale. Cambia nulla, ti ammazzano lo stesso, però. Oh, Marimma Mayara, ma quanti siamo? Siamo pochi. Con gli aeroplani che passano sopra, vabbè, ma va a fanculo. Quasi quasi metto una mina anticarro sulle scale. Serve un cazzo, perché la fanteria non ci salta. Dai, dai, fammi conquistare che faccio qualche punto. Bombe! Male, sta entrando uno. Pronti, eh? Pronti a morire? Cazzo è andato. Ce la prende nel culo, vattela. Vattela. E un altro ce n'è. Oh, so solo, è come un cane. Fanculo anche a te. Dai, me lo fa, da conquistare a sto punto. Già so solo, Marimma cane. Poi mi è arrivata in 10.000. Bestia. Questo mi sembra un carro armato. Sì. Scusate se sto zitto, ma cerco di... Ai. Vabbè, porca puttana maiale, come... Ma hai sgamato, stronzo! Era impossibile lì uscire. Anche se provavo una corsa era impossibile. Se c'è una cosa che odio in questo gioco, vi giuro ragazzi, sono le bombe, porco mondo. Ma non per il fatto della bomba in sé per sé, perché poi comunque serve, giustamente. Di là ci sono carri, jeep e tutto, cioè uno non è che lo può prendere in culo se è di fanteria. Troppe! Cioè, si può arrivare ad avere 6 o 8 bombe. Cioè, ma scherzate, ma dove se le mette? In culo un fante 8, 6 bombe. Con il badge. Cioè, dai, no. Va bene, però. Cioè, così, porca puttana. 8 bombe, 6 bombe, quante cazzo sono? Me le devo mettere in culo queste bombe io. Non si riesce a avanzare. Merda! Ha visto. Banzai!
Banzai! Dai ragazzi, aggiriamolo. Giriamo quel cazzo di carro e gli si mette una mina nel culo. Dov'è? È lì. Proviamo ad aggirarlo. Meno male che in questo momento non mi potete vedere con la webcam, perché mi sto accucciando per davvero. Lo fa. Lo fa. Eccolo qua. Vediamo di riuscire. Due ragazzi, due. No, merda. Gliela devo mettere, ma dietro. La metto anche lì. È andato lungo il fiume. Puttana troia. È andato lungo il fiume, ha sbagliato strada. Dai, vai sulla mina, stronzo. Vabbè, lasciamole lì. Speriamo la tocchi. Merda, il carro. No, ma non c'ho più mine, quello è il casino. L'ho messa veramente a cazzo. Però vabbè, sono lì sul fiume, quindi se scendono dal fiume, le prendono. Infatti l'ha preso. Infatti l'ha presa. Infatti. Ammazza. Il carro è lì. Glielo potrei anche inculare, ma basta. No, voglio fare un episodio di fanteria. Non so, voglio usare carri. E mi... Questo carro? Sciagattato. Ma non distrutto. Mi servirebbero un po' di munizioni a me ora, Mi servirebbero un goccetto di munizioni. Tanto per ricaricare almeno le mine di terra, che non ce l'ho più. Che cazzo bisogna andare ora? Ah, mamma mia, all'airfield. Ora c'è da patire pene dell'inferno. Bicicletta simulator. E laggiù c'è un carro. Sarà mica quello di qui. Oh cazzo. No, cazzo. Oh, mazza che pilota, vai, pigliatela nel culo. Attento, c'era. Hanno ripreso di due. Ok, ragazzi. Qui bisogna entrare di cattivo. Ah, vabbè. Ci sono solo io. Era quello col camioncino, insomma, che ha catturato e poi si è levato dal cazzo. Vai, conquistiamo, si fa un po' di punti. E vai con l'isio. Vai. Ok. Ah no, non sei conquistato, scemo. Punti ne sto facendo, un pochino, ma vabbè. Queste, le mappe della War sono belle se uno ha una classe che non sia fanteria. Quindi, vabbè, Recon tanto è cecchino. Però se sei infantryman è un casino, ragazzi. Ho fatto anche un badge. È veramente un casino, perché sono troppo grandi e... È un casino, cioè c'è pieno di carri, bombardamenti, aerei, jeep, modo di va, di là. Cioè, non è facile zero proprio, per niente. Cioè, sono belle mappe più piccole, tipo le staged. Ecco, lì con la fanteria veramente ti diverti da morì. O la depot, quella nuova, che poi se vi interessa magari in un altro video la farò vedere. Però quelle della War sono troppo grandi secondo me per la fanteria. Troppo dispersive. Questo non è Battlefield, che sì, le mappe sono grandi, ma fino a un certo punto. Ragazzi, qui sono immense. Cioè, Cernarus questa qui, cazzo, da girare. È un casino, cioè, vieni cecchinato, bombardato, stuprato. Cioè, fai un passo. Se fai l'avio trasportato, sì. Il paratrooper, queste cose qua, va bene. Però, andiamo, avanziamo, dai. Cazzo, tiri la bomba. Fanculo, te la tua bomba di merda. Andiamo dentro, fanteria di cazzo. Dai, te con la pistola, vieni. Siamo soli, ragazzi, conquistiamo. Par vero. E laggiù c'è un carro, però. C'è qualcosa che mi calma una sega laggiù. Andiamo dalle finestre, perché allora sì che è il momento meglio per essere sniperato.
E il casino è che conquistata questa zona c'è da andare all'airfield. E come vi dicevo prima, guardate l'airfield, è una zona tutta aperta. Cioè non ci arrivi se non c'hai una jeep o qualcosa, perché ti shottano. E l'ho fatta, questa airfield l'ho fatta col carro armato. E va sicuro ragazzi, ho fatto 21-1. Cioè ho fatto una strage della madonna. Ora io come cazzo mi avvicino laggiù? Cioè devo fare il giro delle sette chiese dal bosco. E non ti fermare mai a mirare, perché è il momento migliore per uno sniper, insomma, per iniziare a divertirsi. Vaffanculo. Questo è il nostro, oh, bombarda un po'. E vi dicevo ragazzi, mi avete chiesto l'altro giorno quali sono i tuoi due giochi gratis di guerra preferiti. Heroes in Generals e War Thunder. War Thunder con i carri armati. Con gli aerei mi piace da morire, ma lo preferisco troppo con i carri. E Heroes in Generals come gioco di fanteria. Heroes in Generals è un problema, lo shop. No, assolutamente. Secondo me è calibrato male. Cioè è pensato bene ma realizzato male, perché le mappe sono non troppo grandi, però troppo dispersive, e non si incita, almeno che non siamo in gruppo, il lavoro di squadra. Tanti dicono vabbè è un gioco scioppone, per l'amor di Dio, quello c'è. Porca puttana. Ciao stronzo. Mori. Questa è stata una bella azione. Non è lo shop il problema, perché l'ho ucciso. Non è un pay to win, è un pay to have prima, come vi ho detto la volta scorsa. C'è un carro? Andate su, c'è il carro. Ciao stronzo. Vabbè. Dai, mi stavo divertendo con quel cazzo di Mosin Nagant. Dai, vi buttavo. Vabbè, non due. Vi buttavo giù il carro e mi divertivo. È un pay to have prima, quindi non è il fatto del pay to win. È che secondo me dovrebbero strutturarlo molto più di squadra, molto più se vogliamo alla Red Orchestra. Poi noi, ovviamente. Oh, cazzo, si è conquistato tutto, si è vinto. Noi, quando si gioca di squadra, capita a volte di giocare di squadra, e a quel punto non c'è problema. Cioè, tu organizzi la tattica e tutto quanto, tieni la posizione, allora lì sì. Giocato con gli amici di gruppo, acquista punti. Giocato randomicamente, non vi aspettate che il compagno vi copra, io vi assicuro. Col carro armato, avevo un tizio sulla torretta e uno sniper dei nostri dietro appostato, e mi mettevano le bombe al carro. Cioè, ma come cazzo è possibile? Cioè, ma lo sniper accanto a me non fa nulla. Cioè, non li vede avvicina i soldatini, le truppe, e no, non provvede a darmi copertura. Boh, vabbè. Carri armati loro qua giù, ce n'è uno sporco. Non ce la farò mai ad arrivarci, eh. Però ho fatto un buon punteggio, ragazzi, Ho fatto comunque un buon punteggio, cazzo. Vediamo se si avvicina un carretto. Ce n'è uno là. Oh! Bestia de che primo piano. Questo dove sta guardando? Non sta guardando verso di me. Zitti, ragazzi. No, prendi il mitra. Non sta guardando verso di me. Zitti. A costo di morire, eh. A costo di morire. Non scoppia la mina. Scoppia sì la mina, porca puttana. Sì, ma scoppia quando lui si muove, non scoppia quando io ci sparo. Vabbè, comunque, dai, oh. Si è fatto fuori un carro. Lamentatevici. E si è preso anche un po' di punti, perché il carro paga bene. Però io pensavo che sparando sulla mina si potesse far esplodere. Invece sembra che sia lui che... Ma hai tu ma... Ma ha visto il carro. Mi ha distrutto. Però, vabbè, la partita, se vedete in alto, è quasi vinta. Quindi dovrebbe risolversi a breve. Anche se abbiamo perso una posizione. Qui mi manca il mio caro Hellcat, perché ho sbloccato l'Hellcat col carrista. E ciao, veramente, l'Hellcat, ragazzi. Ciao. Ti becca un casino di distanza e ti fa un bucio di culo che la metà basterebbe. Posso spawnarselo qui? Perché non mi fa spawnare di là? Oh, c'è un nemico che gira qui intorno alla base con una motocicletta. Doi amico. E qui è inutile fermarci, guardare. Tanto lo sapete, vi fermate un secondo, vi cecchino, no? Tipo per carro armato laggiù, che ora sicuramente vorrà incularmi. Oh, soldatino. Soldatino nemico. Occhio, Ricciolo, che se si gira il carro ci
ci sbombola. Ma guarda, oh, siamo morti tutti e due. Porca puttana, siamo morti tutti e due. Ma il culo ci ha avuto. Porca troia, lo scambia bare per davvero alla Zeb. Lo scambia bare. Oh, ma finisce più sta battaglia, Mare Manciuina. 10-5, vabbè, lamentati. E cerco io, quando gioco con la fanteria, di farle... Gioco in war, ovviamente, però cerco di farle sulle mappe, quelle un po' più piccole, perché... Casino, ragazzi. Cioè, casino, veramente. Qui, provate, l'avete visto, provate l'avvicinamento. Sì, sono scemo io, eh. Vi potrei prendere una macchinetta. La meglio è girare in bici. Se vuoi fare il bombarolo di carri, la meglio è la bici. Perché sei veloce, li rincorri. Cazzo è che spara così? Bravo. C'è una bici. C'è una bicicletta. Eccola qui. Giro largo. E faccio il bombarolo di carri armati con la bicicletta. Allora, laggiù c'è un carro. Due carri. No, uno, due. Vediamo un po' se riesco. Oh, cazzo. E vabbè, sono scemo io. Ma mi ci avvicinerei anche, ma c'è uno sbotto di fanteria qui. Vediamo se riesco. Merda, 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 merda. Oh, 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 oh. Muoio, ma te vieni con me. Muoio, ma te vieni con me, pezzo di merda. No, si è spostito. No, si è spostito. Vabbè. Il fante dietro. Però una mina gliel'ho fatta scoppiare addosso. Non basta una mina soltanto, ce ne vogliono di più per distruggere un carro. Però io penso che almeno con due mine si riesca a farlo scoppiare. Tra l'altro sono quello che in squadra ha fatto più punti, ma sto giocando veramente a merda. Andiamo, dai ragazzi, si è vinto. Cioè, bisogna prendere l'ultimo punto, eh. È che c'è... Quello mi ha rubato la bici. Qui uno c'ha uno sniper apposta lì alle finestre di quell'edificio. Voglio tirarli giù. Dai, 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 si è vinto, si è vinto, si è vinto, si è vinto, si è vinto. Si è vinto, si è vinto, si è vinto. No, non si è vinto? Si è preso tutte le basi e si è vinto. Faccio l'avvicinamento kamikazzo, eh. Questo si chiama avvicinamento kamikazzo. Carro armato. Figa. Boia Faust. Voglia Faust, c'è il check in house. Ma moriamo. Moriamo, ma mi porto dietro il carro. Te, vaffanculo. Io muoio, c'ho problemi, ma mi porto dietro il carro. Avete visto bello? Così, anche attacchi kamikazzo bisogna fare, se no non si tirano giù. Ho fatto tanti punti perché ho conquistato 4 punti, quattro basi, se no col cazzo che avrei fatto tutti questi punti qui, morendo come un pollo tutte ste volte, quindi... Vieni. Finita la battaglia e noi come il postino. Sto cercando di andare dietro a quel carro laggiù. E infatti il succo sarebbe mettergli una mina davanti e una dietro. L'hanno distrutto. Er bicicletta ruva. No, e sta riscendendo il punteggio. Vabbè, cioè si conquista e si perde. È morto? Sì, è morto. Cioè, una volta che riuscivo a fare un avvicinamento, me... fate così, eh? Fa culo. Eccolo, eccolo, ho rispawnato un'altra volta. E vabbè, li stanno tirando i nostri carri. E io ti seguo. E il bicicletta, Aru.
Grande. Cazzo, 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 cazzo. E io lo seguo. Per biciclettaro. Poveraccio, non fanno in tempo a spawnare, ragazzi. Non fanno veramente in tempo a spawnare. Oh, ciupa. Ciupa. Morto. Morto il ciupa. Salve, c'è nessuno? Posta. Posta. Boia, bello, guardate là quanti cavoli c'è in questo campo. Erbiciclettaru. Quasi quasi metto una mina dietro al nostro carro. Faccio team kill. Poi sì che mi danno dello scemo. E un tank qui. E un tank lì. Mi manca un po' quando li vedo, però mi sono rotto il cazzo. Cioè, di sta fermo 3 ore lì, aspetta, boh, boh. Per quanto ho sbloccato l'Hellcat, che è una potenza della natura. Però, troppo gioco lì. Se voglio... Fanculo sto stronzo. Se voglio giocare con i carri, come dicevo, gioco a War Thunder, un gioco qui. Però datemi copertura, ragazzi. Colpito. Codicioso. Questo è italiano a bestia, Codicioso, giocatore di COD. Codicioso. Devo aspettare che 4 membri del team crepino. Insomma, ragazzi, dai, questo era un veloce video. Io spero che questa battaglia si vincerà. Un veloce video con la fanteria, perché appunto me l'avete chiesto. E vi ricordo che Heroes in Generals è un titolo free to play che potete scaricare direttamente da Steam. Quindi non vi lascio link né niente, che tanto lo trovate su Steam e lo scaricate da lì. Spero che il gameplay vi sia piaciuto. Nel caso, fatemelo sapere nei commenti e lasciate un pollice in su. Alla prossima.